Ragazzi, prima di iniziare ci tengo a dirvi che il gioco purtroppo al day one ha diversi problemi tecnici, tra cui il fatto che spesso crasha per le troppe animazioni e ha troppa potenza di calcolo richiesta. Di conseguenza, per non rischiare di friggere qualunque tipo di hard disk, abbiamo preferito interrompere le registrazioni come anche il gioco di Anthem fino a che questa cosa non verrà patchata. Comunque, in ogni caso, quando vedrete questo video dovremmo aver ricominciato a registrare, si spera. Detto questo, comunque, vi invito a seguirci sui social perché comunicheremo eventuali imprevisti e vi diremo più rapidamente quando e come riniziare a riprendere. Detto questo, godetevi il video. E buonasera ragazzi, E bentornati sul buonasera canale e ragazzi! benvenuti in questo nuovo fantasticissimo primo episodio di Anthem. Finalmente ragazzi siamo arrivati in ritardo ovviamente perché mannaggia a chi ha i costi di Origin e di EA GameStop. che hanno le cose belle e noi dobbiamo aspettare su console. Ma io direi di non perdere tempo, un paio di premesse prima di iniziare. Come al solito, Walkroot, quindi tre video al giorno che usciranno a 16, 18 e 20, senza webcam, sia per dare un po' più spazio al gioco, sia per non far pesare troppo i video e per velocizzare il tutto. E seguiteci sui social perché se ci saranno imprevisti ve lo comunicheremo là. E niente, quindi ragazzi, seguite tutta la serie, partecipate numerosissimi, commentate e io direi di premere subito X e andare subito a vedere questo Vai. Questo gioco. è un mondo ostile. Gli dei che l'hanno creato sono svaniti, ma gli strumenti che hanno lasciato continuano a plasmarlo. Questi manufatti si alimentano di un'energia misteriosa, l'inno della creazione. Una forza che non può essere controllata. Per sopravvivere, i nostri antenati costruirono gli strali e città con grandi mura. Ora spetta un gruppo di eroi affrontare il caos, proteggere le nostre terre e battersi per la nostra sopravvivenza. Noi siamo gli specialisti. Affrontiamo pericoli costanti, salvando vite, combattendo creature terribili e silenziando i cataclismi dell'inno. Ma non tutti i cataclismi sono uguali. E anche gli specialisti temono la forza indomabile dell'inno. Ci siamo. I vettori non andranno oltre. D'accordo. Da qui prenderemo il volo. Alu, hai sentito? Sì. Tutte le squadre, codificatori agli amplificatori, forza! Specialista, siamo ancora lontani dal cenotafio e la tempesta è peggiore del previsto. Ok, se ci avviciniamo ancora di più al centro, il vettore finirà in mille pezzi. Forza, specialisti, andiamo! Sarà una missione impossibile. Non ne ho idea. Non ho mai provato a fermare un cataclisma simile. Oh, piano, Faye. Non ne usciremo vivi senza il codificatore. Attenzione là fuori. Ricorda, siamo una squadra. Sono qui con voi. Ok, specialista. Sarai anche una recluta. Ma se sei qui c'è un perché. Ehi, Alok, che c'è? Aspetti che si calmi un po' là fuori, andiamo! Pensavo voleste del vantaggio. Ci vediamo al cenotafio, noi andiamo. Ok, gente. Impediamo che il cataclisma peggiori e uccida ogni cosa. Non so, Alok. Non ho mai affrontato una cosa del genere. Sentite, non sarei qui se pensassi di non farcela, no? Il cuore della furia non è diverso dalle altre centinaia di rovine dei creatori, è solo più grande. È il nostro lavoro. Quindi andremo là dentro e affronteremo tutte le bestie che ci vomiterà addosso e lo domeremo insieme. Insieme! Andiamo. Sì! Strale 1, pronto? Pronto! Forti da soli, invincibili insieme. Thank you.
cerco una zona di calma. Più avanti la tempesta peggiora. Calma, Miller. Hai le pulsazioni alle stelle. Allo? Rispondi, dai. Come è fregato, lei? Non preoccuparti. Centro! La replica è alle prese con una vivella. Specialista, ti è andata bene, ma il tuo astrale deve essere riavviato. Ripristinerò i sistemi uno ad uno. Avvio riconoscimento vocale. Fei. Fei, mi senti? Forte e chiaro. Una brutta caduta. Come ti senti? Ricordi la missione? Credo di sì. Dove sono? Ti trovi in un cataclisma, una tempesta, il cuore della furia. Devi raggiungere il centro e placarla silenziando il centauro. Ok. Ok, che figata. Cioè, sembra un film sto coso. Veramente spettacolare. La grafica, raga, bellissimo. È migliorata, secondo me, rispetto alla beta. E anche per quanto riguarda le cazzine. Mi sono buttato nella lava. Per quanto riguarda le cazzine, hanno fatto un bel lavoro. Ok. Questo è tipo un tutorial. Esatto, questo mini tutorialino. Non possiamo ancora volare. L'ho fatto esplodere, ok. Ok, e adesso abbiamo pressoché completato il tutorial. Io vorrei un attimo parlare di questa, di questo inizio, perché non sappiamo ancora niente. E essenzialmente, da quello che sappiamo, da quello che è stato detto in questa breve cutscene, ok, dicevo, essenzialmente iniziamo una storia già cominciata, già in corso, e dobbiamo andare a silenziare questo inno della furia, da quello che ho capito, si chiama così. Cuore della furia, sorry. E da quello che ho capito, questa sembrerebbe una missione come le altre, mi sa che non devo andare di qua. Nel senso che essenzialmente... No, questo è un po' tutorial. Sì, vabbè, un po' tutorial ovviamente per quanto riguarda la storia del gioco, dicevo. Sembra una missione bene o male come le altre, nel senso che, come ci ha detto prima Aluk, questa missione non sembra differente dalle altre, dobbiamo semplicemente silenziare un'altra rovina dei creatori, cosa che evidentemente gli specialisti fanno ormai da tempo immemore. Quindi appunto non c'è niente di nuovo. Ok, ci siamo fermati, penso ci sarà un'altra cutscene. Eccoti qui, recluta. Dacci dentro. Lei ha ordinato la ritirata. Possiamo farcela. Ci sono quasi. Squadra, dovete ritirarvi. Maledizione. Non ce l'ha fatta. Mi dispiace.
Lo stiamo per abbattere! Avanti! Torna anche tu al dettore. Missione terminata. Posso farcela? No, Fei! Dobbiamo silenziare il cenotafio. Ti prego, ormai non ce la faccio più. Nessuna ritirata. Non ora. Siamo rimasti solo noi! Pensa a Miller, a Dyer e agli altri! Non essere codardo! Non lo sono. No? Vuoi continuare fino a farmi uccidere? Fino a farci uccidere entrambi! Dov'è? Da dove è arrivato? Andiamo! Fei, stiamo tornando! No! È finita, Alan! Ok ragazzi, cioè, è un film veramente qualcosa di spettacolare, sì, questo gioco. Wow. Allora, prima di parlare di quello che è successo, stavo dicendo, per chi non viene da Destiny, quindi non ha visto l'unico in realtà Warcraft che abbiamo fatto in questo canale, ovvero il Warcraft di Destiny, cerchiamo di dare spazio al gioco, quindi come penso avrete notato cerchiamo di stare zitti mentre i personaggi parlano, quindi cercare di portarvi un Warcraft che sia come se voi giocaste il gioco a livello di, ovviamente, di storia. Per quanto riguarda il gameplay, ci siamo noi, non possiamo fare più di così. Oh. Nel tentativo di silenziare il cuore della furia, non perdemmo solo degli specialisti, degli amici e dei compagni. Perdemmo la fiducia di chi proteggevamo. Così gli specialisti si separarono, cercando un modo di riscattarsi. I pochi che rimasero si misero in cerca di nuovi alleati e continuarono ad aiutare coloro che ormai non li consideravano più eroi. Sono alle coordinate, Owen. Entrata in scena notevole. Grazie. Troppo buono. Onore al merito. Un codificatore non può volere socio migliore. Perché non c'è socio migliore. Il ripetitore è qui vicino. Contratto semplice finora. La semplicità ti mantiene in vita. Esaminare sensori una volta al mese non lo definisco. Ok, vediamo uno stile già personalizzato qui. E speriamo che si possa volare. Sì, si può volare, bello. Sì, sì, si può volare. Praticamente si è creata questa specie di... dove devo andare? Lotta intestina dentro, cioè tra i noi guardiani, tra i freelancer. E bisognerà vedere effettivamente se la fazione nemica, che so che c'è ma non mi ricordo come si chiama, è effettivamente un distaccamento di questi freelancer. Ora, più che altro a me sembra un pochino stupido, perché non è colpa sì, beh, se diciamo... non sono riusciti a ammazzare 18.000 titani. Beh, comunque c'è stato questo rinnegamento da parte del popolo e niente, adesso vediamo come si evolverà. Quindi intanto qui prendiamoci la roba che sta dentro questa cassa, che altro non è che... un cavolo. Qui c'è le casse, hai trovato? Sì. Ci stanno robe comuni, va bene. Nel frattempo interagiamo... Sì, ok. Bene, ha funzionato. Adesso devi controllare i sensori manuali. Ghermigli. Ok, andiamo a trovare questi sensori. La storia, ragazzi, sembrerebbe veramente molto molto più incentrata appunto su un aspetto di storia, più che su un ambito di gameplay. Quindi sembrerebbe molto più un gioco open world, come potrebbe... Madonna, raga, che scena bellissima questa. Potrebbe sembrare più un gioco, ha più le caratteristiche di un gioco open world piuttosto che di un gioco in cui il gameplay è alla meglio, come può essere... Ah, queste cose sono materiali. Di un gioco in cui il gameplay è alla meglio, come può essere Destiny. Oh, che carini. Non allontanarti, vediamo se rileviamo un po' di energia.
Dove cadono i ghermigli? No, la morte di un solo ghermiglio può gettare scompiglio nell'intera comunità. Non volevo. Hai ucciso un ghermiglio, sei una persona orribile. Io sto ancora guardando la zona. Ah, poi vabbè, ragazzi, tra l'altro, ovviamente dalle prossime missioni giocheremo insieme. Penso che in questo episodio saremo separati semplicemente perché essendo le prime missioni non possiamo entrare in squadra. È più o meno il tutorial, che ne dubito sia multiplayer. Cosa? Sono per lo più normali. Per lo più. Questo è il sistema d'allarme preventivo. Se sta rilevando qualcosa. Beh, nessun segno di energia del creatore. Raggiungi il prossimo sensore. Lì c'è una cascata, se vuoi dare una rinfrescata all'armatura. Utilizzando? Ok, una piccola parentesi per chi magari non ha seguito il video della beta, per chi è nuovo. Che ghermigli. Carino, ghermiglino. Dicevo, per chi non ha seguito la beta, vi spiego essenzialmente che per quanto riguarda il volo, ormai è una meccanica che abbiamo imparato a controllare, per quanto riguarda il volo abbiamo questa barra in basso che ci dice quanto il nostro strale si sta surriscaldando. Quando si surriscalda prende fuoco e ci schiantiamo, dobbiamo cercare una fonte d'acqua, qualcosa di freddo che riesca comunque a spegnerci. E ovviamente l'obiettivo è cercare di non far surriscaldare lo strale in modo tale da non dover recuperare poi. Va bene, quindi andiamo ad analizzare questo sensore. Nel frattempo, ragazzi, c'è stato un po' di casino, ma ve lo spiego. Oggi sembrano agitati. Ok, questi qua innanzitutto sono i ghermigli, gli animali più belli di Anthem. E c'è qualcosa che sta facendo casino. Per cui in realtà tutti abbiamo comprato quel gioco. E vabbè, c'è stato un piccolo casino, nel senso che siamo crashati tutti e due, poi Raika è rientrato e ha rifatto la missione, quindi devo finire la sua. Cioè, io l'ho già finita, tipo, quindi posso spoilerarvi tutto. Ah. Seguiamo gli uccelli. Niente, quindi adesso andiamo un attimo a vedere, perché questo è un po' l'inizio di tutta la nostra spiegazione. Parlando un attimo delle abilità dei nostri strali, che sono essenziali nel gameplay, dovremmo cercare di... L'energia dei creatori è alle stelle, c'è un manufatto instabile di quelli pericolosi. Ho le coordinate approssimative, ci penso io. Dicevo, dovremmo cercare di... Resisti, il tuo strale dovrebbe riuscire ad assorbire il calore. Che non se ne sta zitto il tipo. No. Te ne accorgerai. Ok, mentre bruciamo... Dicevo, mentre bruciamo, volevo dirvi che le abilità in questo gioco sono essenziali, nel senso che sta tutto nel... Cioè, sta tutto nell'utilizzo delle abilità in combo con le nostre abilità, in combo con le abilità dei nostri alleati. E quindi è una meccanica che va assolutamente imparata, che adesso non padroneggiamo chissà quanto, ma più avanti speriamo di riuscire a farla bene. Per quanto riguarda invece quest'altra meccanichina dei Yeki, è una cosa che avevamo già visto nella beta. Essenzialmente sono queste lucine che vanno proprio su questi spunzoni. E una volta che l'abbiamo guardato tutto, si incassa tutta quanta questo fango e si apre la porta. Entriamo. Impressionante. Per essere una rovina dei creatori. A cosa serve? Innalzare montagne. Creare oceani. Generare nuovi mostri. Deve esserci una ragione dietro tutto questo. L'enigma che affligge il nostro mondo. Si sta risvegliando. Rilevo un picco di energia in profondità. Porca miseria. Schiva, aia. Ci stiamo avventurando, ragazzi, in un... Oh, porco. Meno male, è soltanto acqua. Owen, bene, i controlli funzionano di nuovo. Ecco il manufatto là sopra. Che spettacolo, raga. Da
di silenziarlo. Da dove comincio? Ci sono alcuni echi sparsi in giro. Trovali e rimettili al loro posto. Ok, wow, non sto capendo molto, non sappiamo molto di quello che sta succedendo, ma essenzialmente dobbiamo silenziare questo manufatto, che come abbiamo già visto è un po' l'attività principale degli strali, questa, degli specialisti. Quindi dobbiamo capire cosa vuol dire effettivamente silenziare un manufatto, perché se essenzialmente significa solamente andare qua, portare gli echi e levare questi spunzoni, va bene, ma che significa? Dirlo, ma la massa di energia è sempre più grande. Si sta formando qualcosa là dentro. Cosa esattamente? Tutto è possibile. Osserva le cascate. L'acqua scorrerà lì dietro. E da qui vediamo, ragazzi, l'enorme potere di questi creatori che hanno abbandonato il mondo di Anthem. In serio. Non ha retto. Che so sti affari. Elementali, ok. Elementali l'abbiamo già visti nella beta. Sì, sto pensando. L'energia dei creatori è in continuo aumento. Belli sti lupetti. Questo è solo l'inizio. Allora non voglio sapere come va a finire. Te l'avevo detto che tutto è possibile. Resisti e vai avanti o sarà peggio. Cioè, ragazzi, per farvi un'idea, il potere dei creatori riesce a appunto creare gente così a caso. Tanto per cambiare, altra compagnia in arrivo. Ne ho raccolto uno. Bene, adesso piazzalo al suo posto. Ok. Adesso tocca agli altri. Continua così e ne uscirai senza un graffio. Oddio, quanta gente. Ok, ragazzi, sono un attimo preso perché, come ho detto, non capisco bene cosa sta succedendo, perché effettivamente non sappiamo cosa stiamo facendo. Niente, abbiamo silenziato. Cazzi, penso. Ci siamo. Ah, si sente la parte lì, quelli. Impossibile. Lo so. Ho sentito di un manufatto che una volta ha fatto sparire un tizio, volatilizzato. Quello specialista a cui si sono rivoltate le budelle è stato più fortunato. La chiami fortuna? È morto facendo quello che amava. Che seccatura! Come sempre, gli enigmi dei creatori sono indecifrabili. No, intendevo il ghiaccio! Cos'hai più tempo? Silenzio! Ci sto provando! Sbrigati! Non funziona! Ammettercela tutta! Almeno una nuova storia, quella volta in cui un Ursix generato da un manufatto ti ha quasi sbranato. Bene, diventerà un classico. Direi che il contratto è concluso. Dobbiamo affortarsi, sforza. Dobbiamo festeggiare. Puoi dirlo forte. Ok, quindi qua inizia ufficialmente la nostra avventura su Anthem, abbiamo anche guadagnato il trionfo. E ragazzi, essenzialmente questo è il centro della trama. Il fatto che questo potere dei creatori, che non sappiamo chi siano, da dove vengano, perché ci abbiano abbandonati, perché ci hanno creati e da dove deriva questo potere, è in grado di creare qualunque cosa, anche come avete visto forme di vita, e è diciamo il seme del nostro mondo. Ok, procediamo con il nostro... con la nostra creazione del personaggio, che penso che skipperemo perché non so quanto possa interessarvi. Oh, me la faccio allora, è bello. E eccoci a Fort Arsis, l'ultima fermata della frontiera di Bastion. Il mio specialista preferito. Ho sentito dire che ti sei dato da fare. Tutto come al solito, Zoe. Altro giorno, altro disastro evitato. Cos'hai combinato stavolta?
Niente. La mia armatura è a posto. Forse. Bentornato. Che ne dici di fare okay. Un salto al mio amplificatore? Ok. Qualcosa non va? No, no, non c'è ci niente sono. Che non va. Anzi, è si può correre. Sei divertente. Passa appena puoi. Si può correre, ragazzi. Come si può correre? Si come può correre con R2, R3. Vabbè, insomma, non è che aumenta tanto la velocità. Ok, io nel frattempo sto prendendo delle pergamene che stanno in giro. Strumenti per esempio, questa pergamena ci dice qualcosa di più sui manufatti dei creatori. Strumenti lasciati dai creatori quando abbandonarono il mondo che avevano creato. Di forme, scopi e dimensioni vari, i manufatti sono alimentati dal lino della creazione e si ritiene siano degli attrezzi usati per costruire il mondo. Se un manufatto attivato viene sopraffatto dal lino, crea un cataclisma, spesso portando dei frammenti a staccarsi dal manufatto. Attraverso numerosi tentativi, i lancieri hanno scoperto che rimettendo i frammenti al loro posto, in alcuni casi si può silenziare un manufatto. Il manufatto tremò dinanzi a loro, gli specialisti passarono all'azione. Perimodes andò a sinistra, raccolse l'eco più vicino e poi corse verso il manufatto, ripristinandolo velocemente. Gillimer andò a destra, per proteggere i cittadini del mercato e metterli al sicuro. Infine, Urri, la cui mente si era improvvisamente snebbiata, sollevò la sua mazza ferrata e si fece una bella risata davanti alla chimera che era spuntata dalle fauci del manufatto. Dai tre specialisti di Fellon Dalati. Niente, la roba da prove giornaliere. Vabbè, queste ragazze sono cose che vedremo più avanti. Magari già al prossimo episodio avremo capito tutto quanto. Però per ora andiamo solamente a chiacchierare con Owen, che sta per terra. Sì, capisci cosa intendo? No, sai cosa non mi piace? Zitto. Cioè, tu zitto. Giri. Zitto. C'è un rumorino, no? I rilevamenti sono nei parametri accettabili. Potresti lasciar perdere i numeri almeno per una volta. C'è qualcosa di strano. La connessione è confusa. Quantifica la confusione. Non si può quantificare. Non è misurabile, non funziona così. Devi solo sentirlo. Va tutto bene, Owen? Sì, è soltanto che nell'ultima missione mi è sembrato di notare delle stranezze nella postazione di codifica. I rilevamenti rientrano nei parametri accettabili. Ehi, fai come credi, ma se ignori il problema e qualcosa va storto, allora... Eseguirò un'ispezione protocollare completa dell'unità con un arcanista. C'era davvero qualcosa di strano? No. Perché devi sempre creare problemi? Ma che stai dicendo? Le ho fatto un favore enorme. Hai idea di quanto sia noioso fare il codificatore per il forte? Non può lavorare con uno specialista, né vedere il mondo con gli occhi di un pilota di strali. No, no, no. L'unica cosa che può fare è trasmettere messaggi ufficiali avanti e indietro ai codificatori della capitale, giorno dopo giorno dopo giorno. C'è a chi piace la routine. Non è da tutti essere specialisti. Sarà anche così, ma devi ammettere che l'ultima missione sarebbe andata meglio con un compagno. Infatti ho te. A ogni pilota di strali serve un codificatore. Non è quello che intendevo. Senti, se avessi un'armatura mia, potrei assisterti direttamente sul campo. Frena, campione. Ancora un po' di addestramento e avrai la tua occasione. Va bene. Tanto non possiamo neanche permetterci un'armatura nuova, vista la situazione. Ci inventeremo qualcosa di nuovo. Già. Rimpiangi mai di esserti perso i giorni di gloria? Quando gli specialisti erano considerati eroi. I contratti piovevano dal cielo e ovunque andassero ricevevano rispetto. E panini gratis. Panini gratis? Già, non ho ancora mangiato, muoio di fame. Il nostro budget è limitato. Per dei panini basta. Forse hai ragione. Sai che ti dico? Dovresti andare verso la fucina. Prepara lo strale, così saremo pronti se un contratto dovesse cadere dal cielo. Ok, sulla traccia dei panini andiamo a vedere la fucina, a conoscere la fucina, come dice il gioco. Adesso andiamo qui alla fucina a vedere cosa vogliono. Zitto. Sto andando. Serve qualcosa? Di che parli? Il tuo messaggio diceva di venire alla fucina. Ti sbagli. Io non ti ho lasciato alcun messaggio. Deve esserci qualcosa che non va. Volevo parlarvi in privato. Mi chiamo Tassin. Viaggia sempre con una scorta. Solamente per le entrate trionfali. Oh, gran bell'ingresso, glielo concedo. Ho un contratto per te, specialista. Non accetto lavori, se non so per chi. Davvero? A quanto ne so, voi due accettate qualsiasi lavoro di questi tempi. Che lavoro è? È scomparso un arcanista. Scomparso?
Credevo che se ne stessero in laboratorio a studiare manufatti. Matthias Sumner stava studiando alcuni manufatti presso le rovine vicino al forte. Trovatelo e riportatelo a casa. Se è ancora vivo. Lui conosce bene il pericolo degli artefatti dei creaturi. Sono certa che il suo sapere e le sue abilità lo manterranno in vita quanto basta. Cosa ne dici, specialista? Ne varrà la pena. Owen, gli specialisti tornano in azione. Beh, noi almeno. Scusi, permesso. È fantastico, avvio la diagnostica e poi siamo pronti a partire. È stato un piacere. A nome mio e di Matthias, grazie per aver accettato. Oh, ok, e se dovessi... Trovate Matthias. Fidatevi. Il mio favore vi tornerà utile. Ok, penso che da qui potremmo... Abbiamo sbloccato la fucina dove potremmo personalizzare il nostro strale. E dicevo, penso che da qui inizieremo con la storia che abbiamo visto nel... nella beta. Sì, parliamo un attimo. Difficile andare a trovare Matthias che avevamo incontrato nella... Tanto entriamo nella fucina e vediamo cosa dobbiamo fare. Possiamo subito sbloccare il nostro primo strale. In realtà mi fa un... cioè non mi fa schifo, l'ho formulata male. Non mi piace molto il fatto che possiamo sbloccare subito il Tempesta, perché a livello di storia, da quello che si era capito, poi magari sbaglio io, il Tempesta doveva essere... doveva riuscire a manipolare l'energia dell'Inn, quindi sarebbe una cosa che avremmo dovuto sbloccare più avanti, ma comunque io lo sbloccherò, perché penso che comunque Raika sbloccherà l'intercettore, giusto? Ah, so, il Tempesta è carino, però si deve per l'intercettore. Ok ragazzi, quindi intanto questo è il mio Tempesta, quello che ho sbloccato, è zozzo, sporco e brutto, perché al momento non abbiamo niente con cui personalizzarlo, ma tutto ciò lo vedremo nel prossimo episodio, in cui andremo a cercare Matthias Sumner e inseriremo un po' tutte le missioni che abbiamo già visto nella beta. Quindi ragazzi, io direi che se questo primo episodio vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tradissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi trovo qua sotto in descrizione e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!